Oggi parliamo di teatro e siamo al Teatro Gioiello di Torino per parlare di Toc Toc. Alessandro, io quando ho sentito il titolo pensavo Toc Toc chi è? Invece mi sa che non c'entra niente. No, è lì, è Vero? quello che è la magia del titolo. Toc toc in realtà significa tic ossessivo compulsivo. Compulsivo. E allora io vi domando, chi di voi non è mai stato colpito da un tic ossessivo compulsivo? Pensiamoci, perché questa sera noi debuttiamo al Teatro Gioiello e diverse repliche abbiamo già fatto in diversi posti d'Italia e molti soggetti del pubblico si sono, come dire, immedesimati nel nostro ruolo, si sono visti e hanno riconosciuto i loro propri toc ossessivi. Tipo, quante volte controllate, la chiusura del gas o le chiavi della macchina o le chiavi di casa, se avete chiuso bene o avete chiuso male? Questo è uno dei primi tic ossessivi Ma è già compulsivi. grave come TOC questo? Già Perché a grave me ce ne sono. capita tutti quanti quelli che già Sì, ma infatti Lo so. questo è più diffuso. Ce ne sono di diversi molto più originali e complicati, devo dire. Miriam, prego, se vuoi Quante dire. volte vi lavate le mani? Per Quante volte sentite il esempio. bisogno di lavarvi le mani? Il mio personaggio bianca continuamente perché ha il terrore dei microbi e delle malattie. E io, Miriam, anche nella vita abbastanza. Ti sei sentita coinvolta in questo Sì, personaggio? anche se adesso ho questo meraviglioso cane molto grande che si chiama Diana, che ha 1 anno e mezzo, e da quando c'è lei ho ridotto il Sì. numero, nel senso che è chiaro che se poi devo Beh, cucinare mi ovvio. lavo le mani, però con tutte le volte che la accarezzo, che lei viene vicino, non può essere proprio, perché È poi mi vero. stavano proprio spellando le mani, ho dovuto ridimensionare. Molti comunque di questi TOC, le persone appunto si ritrovano e ci si riconoscono. Poi è chiaro che tutti noi viviamo queste ansie, poi dipende da quanto a fondo le viviamo e quanto diventano poi un limite nella nostra Patologia. sì. esistenza. Ma sono tutte patologie che noi abbiamo riconosciuto già mettendo in prova questo spettacolo, perché studiando il testo abbiamo detto io sono quello lì, ma anche quello lì, ma anche quello lì, quindi sì. devo dire che siamo una bella compagnia con dei piccoli problemi che nascondiamo. Però nel mio caso, come lei si è presentata, ha presentato il suo ruolo, il mio ruolo è Primo, si chiama Primo, e la sua problematica è che soffre di aritmomania, quindi ha bisogno di contare qualunque cosa in qualunque momento, dai gradini di una scala a quante poltrone ci sono in teatro o quante volte uno ripete la parola, un tipo di parola. Gli altri adesso vi presenteranno E i loro che è peggio di talk, lavarsi le mani, che è peggio forse, sì, vero? perché è una Ecco, io fissa questa di continua. contare non ce l'ho, questa Non non me ce la l'hai. ritrovo. Io sì, io fin da piccolo facevo le scale e contavo 2, 2, 2, 4, 6, 8, 10, ok, 10 scale. Quindi non Invece ce l'hai. un po' quella di Manuel, Manuel, se vuole ce l'ho presentare anche il suo anch'io, quella talk. dell'ordine, della simmetria, quello me lo sento. Sì, ecco, adesso non so più cosa dire, quindi. No, quello non ho detto quello più evidente, Sì, dai. il fatto che non posso camminare sulle linee. Ah, quindi tu da piccolo, ad esempio, facevi, non so, chi pesta le righe, un mangiaformiga, tutti questi giochi strani, saltavi tipo a marciapiede, saltavi di posto in posto per non toccare la righina. Esatto, quindi Sei messo ci sto bene, bene in non sei questo ancora così. personaggio. Cazzo! No, io Ecco, vi giuro che io Joe. non ho mai avuto questo Vero? talk. Non ho mai avuto questo Però mi sa talk. che Però nello nella commedia né spettacolo. dirottante, perché ho la sindrome di Tourette e purtroppo quelli che hanno la sindrome di Tourette non riescono a trattenere le parolacce e le sparano così a E casaccio. così E questo è il mio sconvolgi la personaggio. povera Simonetta. E la povera Simonetta Sei che tutta fa lì, vengo turbata, sì, da tutte le oscenità che lui pronuncia. Certo. Sono turbata, poi io sono una di quelle che controlla la borsa, controlla le chiavi, ha sempre paura di dimenticare le chiavi e di averle perse, controlla, pensa sempre di aver appunto a casa lasciato aperto il gas, la luce, l'acqua e vive in questo vortice di ansia. Alla fine però tutti escono tutto sommato rilassati e soddisfatti. Sì, esatto. e questo diciamo che poi è l'elemento importante di questo Ma spettacolo. quello che secondo me è molto importante è che fa tanto ridere. Tanti aspetti sicuramente sono anche un po' esasperati rispetto a quelli della vita reale, ma contiene un messaggio che io ritengo molto importante, che secondo me è una cosa che perdiamo troppo di vista nella nostra vita di tutti i giorni. E cioè come sia importante anche per noi stessi aiutare gli altri. Cioè nel momento in cui sono
ci concentriamo sul problema di qualcun altro, riusciamo finalmente anche a risolvere il nostro o comunque a ridurlo in parte, a trovare il modo di affrontarlo meglio. Sì. E invece voi che personaggio fate, Valentina, Fiona? Voi che fai Fiona perché... Il mio personaggio ha il doc di ripetere tutto due volte. Lei dice è più lungo perché era convinta che avrei ripetuto la stessa cosa. No, non lo faccio, mi sorprendo. Preparava. Una cosa che invece ci tengo a precisare è che quando poi finito lo spettacolo viene il pubblico a salutare, si aspetta che io ripeti veramente tutto due volte nella vita. Ora, devo dire che a forza di rappresentare lo spettacolo questa cosa un po' la sera, no, di notte, quando torno a casa mi capita di... Però sei una brava attrice, quindi lo fai solo nello spettacolo. È tutta finzione. Oddio. No, vale. No, beh, perché di solito io dormo con lei, quindi la senti di notte, ripeto. Sì, sì. E secondo me il suo personaggio è quello che resta più impresso, almeno io Valentina, tu cosa fai di bello? Io sono l'assistente del dottore, questo famigerato dottore famosissimo, bravissimo, che però non si vede, quindi mi tocca gestire questi pazienti. Eh sì, perché spieghiamo che siamo nella sala di un neuropsichiatra e voi siete in attesa, iniziate ad arrivare man mano, aspettate che il dottore Stern, il grande però, dottor Stern. E voi quindi iniziate tutto sommato a fare una sorta di autoanalisi di gruppo. Sì, sì. Sì. Aiuta a fare l'autoanalisi di gruppo? Ma sicuramente sì, anche perché è un modo per poter tirare fuori le problematiche e il coraggio di manifestarle, confessarle è già quindi una piccola medicina di guarigione. Sì. No, aiuto è come, la terapia di gruppo aiuta è come, perché c'è la condivisione innanzitutto, le persone possono condividere, si possono identificare nell'altro, quindi non sentirsi soli. No, è importante. Sì. Quindi stasera chiamiamo tutti del tutto esaurito, li chiamiamo sul palco. E chiediamo. Esatto. Ora io vorrei sottolineare che la confezione di tutta questa follia magica e meravigliosa di chi è? Lo teniamo nascosto lateralmente. Sposto la sera, la scena da loro. E di Silvio. Silvio, sei tu il regista di questo gruppo di pazzi? Certo, sì, sono pazzo anch'io. Quale tocca hai tu, Silvio? Ecco, parliamo anche dei tuoi veri. Tutti. Un mix qualcosa magari di Alessandro. Mi piace ricordare un anno fa, al tale giorno, facevo questo, non proprio contare, ma collegare. Posso dire che ha contato le battute di ognuno di noi? Perché lì sei rimasto contagiato dallo spirito dello spettacolo, sì, è quello secondo me. Ma ce l'avevo già prima. un po' di simmetria, anche un po' di simmetria, mi piace. Sì. Che tipo di ritmo hai voluto dare allo spettacolo? Lo spettacolo ha bisogno di un ritmo molto alto, molto molto alto, infatti lo ripeto spesso, ritmo. E poi ho cercato insomma di studiare un po' la psicologia naturalmente dei vari personaggi, soprattutto... Come si differenziano poi e come cambia la situazione partendo da persone che non si conoscono, quindi persone strane tra di loro, in un ambiente tutto sommato altrettanto estraneo, e questa è tra l'altro un po' la definizione di surrealismo, per quello che c'è qualche richiamo nella scenografia anche ad elementi un po' surrealistici, come poi questi personaggi si modificano entrando in contatto tra di loro, prima restii, specialmente alcuni sono molto restii ad intraprendere questa specie di terapia di gruppo, che non sarà proprio una terapia di gruppo, ma c'è insomma, un bel pomeriggio la linea insieme. È quella, sì. E invece poco per volta, infatti ci sono delle battute significative, facciamolo per il gruppo, quindi c'è proprio un cambiamento che si verifica in particolare durante una partita di Monopoli che sulla scena dura 18 minuti, quindi anche a proposito dei numeri. Scusa, quanti secondi? Diciamo 18 minuti. Ma lui lo sa però quanti secondi. Lo immagino. Secondo me per quello che Valentina ed è proprio, è quello lo snodo importante del lavoro. In cui poi ognuno vedrà che riuscirà anche almeno momentaneamente a superare il proprio problema. Il proprio problema.
Alessandro, avete altre date? Naturalmente sì. Dopo Torino? Dopo Torino proseguiamo in Liguria, facciamo delle date in Liguria, poi rientriamo di nuovo in Piemonte, precisamente a Santena. Benissimo. Io vi ringrazio di essere stati con noi, saluto e ringrazio tutti gli amici che ci seguono dal web da donengamba.com e i telespettatori di GRP.